Benvenuti, sono lieta di darvi il benvenuto in nome della casa editrice Gangem Editore e di ospitarvi in questa nostra sede di Via Giulia, che è dedicata agli autori. È stata inaugurata dal professor Paolo Portoghesi ed è proprio destinata a dare vita alle opere dei nostri autori. Siamo lieti anche di ospitare qui David Eramo e di presentare questo volume che entra nel nostro catalogo di quasi 10.000 titoli ormai. E la storia è una storia che è sicuramente è di grandissimo interesse, perché narra la storia di un viaggio, del viaggio del luogo, quindi di conoscenza di luoghi, di un viaggio, di un'esperienza esistenziale, dell'esperienza di un amore che è vita e propulsione di vita, che è contemporaneamente però anche momento di contrasto, di ricerca della propria identità. E noi siamo lieti qui adesso di dare il benvenuto, di dare la parola a Virginia Buonavolontà. Cogliamo però l'occasione anche di ringraziare per la presenza il consigliere Arrigo Levi, l'ambasciatore dell'Ucraina Yeveren Pereligin, il rappresentante dell'ambasciata ucraina Natalia Ternova e il professor Marco De Vincentis dell'Università La Sapienza. Buonasera. Grazie. Io ringrazierei, oltre alle persone che hanno nominato già la Chiara, ringrazierei tutti voi per essere intervenuti qui a questa presentazione. Così numerosi. Non ho mai visto una presentazione da tanta gente, complimenti. Grazie, consigliere, grazie. E devo dire che questo è un risultato, l'amicizia si vede da tante cose, anche da queste sono orgoglioso e onorato della vostra presenza qui, grazie. Buonasera a tutti, naturalmente anch'io vi ringrazio. Ciò che è stato detto dal consigliere Levi è una cosa che ho percepito immediatamente. Raramente alle presentazioni dei libri capita di vedere tante persone e tanta attenzione, quindi una manifestazione d'affetto, come diceva David, ma anche mi auguro di interesse per questo suo primo lavoro. Quello che io personalmente ho avuto modo di cogliere da questa fatica di David è mi piace vedere oltre le parole, oltre le storie, che cosa c'è di chi scrive. E francamente quello che ho potuto cogliere è che la realtà si presenta ai nostri occhi forse uguale ma diversa per ognuno di noi. E David è riuscito a cogliere veramente degli aspetti sorprendenti di questo viaggio che ha potuto fare, un viaggio che in qualche modo gli ha cambiato la vita. Però ecco, appunto, queste sono le mie impressioni, poi le racconteremo più avanti. Lui era molto emozionato prima di questo incontro, quindi io ho chiaramente detto che sarà una chiacchierata da fare insieme, con incursioni anche da parte di chi ha collaborato con lui nella presentazione o semplicemente come accompagnatore nel viaggio, e mi riferisco a Franco Lubrani. La prima cosa che mi viene da chiedere è quanto c'è di autobiografico in questo libro. Beh, autobiografico c'è tanto e niente, io non lo vorrei dire perché solitamente non si fa entrare mai la famiglia nello scritto, o meglio quasi mai, non è. Però certamente c'è un'esperienza vissuta, delle esperienze importanti, è un sunto di tante sensazioni che ho avuto, io dico dalla vita, perché poi la vita, se riesci a farla, a renderla effervescente, sicuramente ti restituisce tante emozioni, quindi non è soltanto, dico, non è la vita che ti suggerisce delle strade, sei tu che devi coglierle, quindi i miei mi dicono sempre che sono... Non mi fermo mai, smanio, corro, faccio, dico, intraprendo. E effettivamente è un lato del mio carattere, a volte anche troppo, esagero in queste mie. Adesso si ferma. Adesso mi fermo. Adesso mi fermo, consigliere, adesso mi fermo. E questo è il frutto di questo romanzo. Sono tante emozioni unite insieme e trasferite su un libro. C'è abbastanza di autobiografico. Sì, allora, qualcosa in relazione proprio al viaggio. Vicino, se no, sì. Allora, qualcosa in relazione proprio al viaggio, all'idea del viaggio. Allora, questa è la storia di un viaggio che ha avuto delle conseguenze.
Quanto era importante il viaggio, viaggiare per te prima di questa esperienza e come è stato per te vedere le altre cose dopo l'esperienza che hai fatto a Kiev? Viaggiare per me è una delle cose più belle, viaggiare mi apre la mente. Io addirittura vedo, lo scrivo sul libro, vedo fuori dal finestrino sempre. Ogni volta che viaggio il mio posto è il posto finestrino. Lato destro, io guido sempre troppo, però lato destro, sinistro, finestrino lo scelgo a seconda del viaggio. Quindi vedo il sole dove tramonta, dove sorge, scelgo il posto finestrino. Amo viaggiare, quindi è parte integrante della mia vita. E questo viaggio però è un viaggio, la particolarità che ho scritto di questo viaggio è quello che ho scoperto. Sapete, l'America la conosciamo anche non essendoci stato, Las Vegas, il Flamingo Hotel, Miami, le spiagge, vogliamo per le riviste, per la pubblicità, per i film, addirittura per i cartoni animati, qualsiasi cosa è nelle nostre case e nella nostra vita. Quando invece si parla di un viaggio dove si cerca si pensa una cosa, un immaginario, un sociale, una certa città, e poi si viene delusi da questa sua convinzione, perché ognuno di noi è orgoglioso per le convinzioni che ha. Quando si abbatte, crolla questo, io lo chiamo anche complesso, perché ognuno di noi crede di sapere parecchio, e quando invece poi tocca con mano, viaggio a Kiev è stato questo, tocco con mano questa realtà e si rende conto che Kiev, gli ucraini, i russi, io li chiamo impropriamente perché ormai l'Ucraina è una repubblica a sé, però io li nominavo come russi perché dalla vecchia Unione Sovietica, quando si rende conto che questo sociale è un sociale molto vicino a quello nostro italiano, la sorpresa è enorme e anche è stato questo il motivo che mi ha spinto a scrivere il libro. La sorpresa è grande, enorme, e tutto questo stupore crea nell'animo, io dico nell'animo infantile, nell'animo di un ragazzo, il desiderio di scoprire ancora. Quindi questo ragazzo, il personaggio dello scritto, che scopre questa Kiev nascosta, scrivo in un, però non l'ho scritto qui, nascosta in una realtà artefatta, cioè credi una realtà, poi il reale è tutt'altra cosa. Quindi scopre questa Kiev e si inebria, la vuole scoprire, la desidera ancora di più, vuole conoscere, vuole scoprire, per chi ha lo spirito di scoprire. Mia madre mi diceva che da piccolo io smontavo i giocattoli e poi cercavo di rimontarli e non ci riuscivo mai, però è la curiosità di conoscere, la conoscenza, e questa conoscenza, questo desiderio di conoscere è nel libro, guidata da un sentimento di pregiudizio iniziale che poi e adesso una curiosità. Sono interventi lunghi. Ha tanto da raccontare. Però ho tanto da raccontare. E allora le racconto una curiosità che nasce dall'esigenza di anche capire quello che sta accadendo oggi. Forse insomma ci puoi aiutare a comprendere un po' meglio, noi che non conosciamo quella realtà. Hai detto per me era la Russia. Quindi tu vai con questa idea e quindi ti affacci a questa realtà come se fosse Russia. Allora, per noi l'Ucraina, io non la conosco, io personalmente non la conosco, quanto ha di Russia e quanto invece ha d'Europa l'Ucraina? Perché questo ci aiuta a capire anche quello che sta succedendo in questi giorni. L'Ucraina ha tanto della Russia, è un gemello della Russia, è nata con la Russia. E c'è c'è l'impronta russa che ho scoperto in Ucraina. In Ucraina ho scoperto quanto questo popolo sia orgoglioso e quanto si riesca a rigenerare. C'è un piccolo tratto del libro dove descrivo una donna che vendeva dei dolci con una marmellata, con dei semi di papavero, una roba del genere. Io la vidi, era dietro un carretto di questi semplici con le ruote di legno, e questa donna, una donna sui 55-60, una donna di mezza età, che aveva questi occhi grandi, mi guardava, e non era il suo lavoro quello, lei poteva essere
un operaio specializzato, un insegnante, una professoressa, una maestra, non era quella del suo lavoro, ma era, in quel momento stava esercitando quella professione, e questo mi è servito tanto, non avrei mai immaginato, perché insomma sono passati quasi 10 anni da questo, dalla cronologia con della mia esperienza, e questa donna mi è servita adesso a capire noi, il popolo italiano, con queste grosse difficoltà, lo spirito di adattamento, di rigenerarsi, di volersi, non volersi arrendere, e per di più lo faceva col sorriso sulle labbra, quindi è un popolo che alle grandi sofferenze e alle privazioni reagisce come non avrei mai immaginato. Non avrei mai immaginato. Un'altra curiosità, a un certo punto del libro c'è un dialogo con l'interprete, e in un momento particolare, di un incontro particolare, l'interprete ti dice una frase: dal tuo sguardo e dai tuoi occhi non si capisce ancora quello che sei e quello che sai. Quanto è importante questa necessità per quel popolo, cioè il fatto di trovarsi un interlocutore alla pari, senza nessun tipo di mascheramento, senza nessun tipo di barriera. Tu hai detto poco fa, io sono andato in qualche modo prevenuto nei confronti di questa nuova realtà. Questo tuo essere prevenuto ti ha condizionato nei rapporti personali, almeno all'inizio? Sì, sicuramente. Mi ha condizionato tanto, perché quando si va con pregiudizio, quando si crede che è tutto nero e poi si dimostra bianco, è logico che insomma queste interferenze. Io dalla realtà riesco a cogliere tutte le sfumature possibili, sono un osservatore, mi apro alla realtà e quindi la realtà in qualche modo mi abbraccia, quindi insomma è chiaro che in parte è vero, cioè ognuno di noi raccoglie dalla realtà ciò che in qualche modo si aspetta dalla realtà. E sei una persona entusiasta, curiosa, quindi ti sei affacciato in un modo che in qualche modo non ti apparteneva, o mi sbaglio? Credevo non mi appartenesse, invece poi l'ho fatto mio, proprio per questo, perché quel popolo ho incontrato persone che mi hanno accolto o trattato, perché era un viaggio di lavoro durato neanche 10 giorni, che mi hanno accolto nel modo in cui non pensavo, ma nel modo in me congeniale. Mi è piaciuto della realtà ucraina, degli ucraini in particolare, o dei russi se così vogliamo generalizzare, e soprattutto bisogna stare attenti in questo momento delicatissimo, quindi parliamo degli ucraini per meglio. E quindi questa scoperta per me è stata di aiuto anche a superare varie emozioni che lì avrei immaginato fossero contro. Pensate che soltanto chiedere, questo ragazzo, il soggetto era stato tornato appena da un viaggio a New York, chieste le informazioni a New York, fatto lo spelling in 7-8 secondi, Fulton Street, e soddisfatto in quel momento, e se avevi capito bene, se no alla larga, boom, sparito. E a Kiev invece chiesi delle cose, tra l'altro in inglese, e non lo parlavano i soggetti che ho incontrato, mi hanno fatto ridere, ma mi hanno addirittura accompagnato, prima alla strada, poi alla cabina telefonica, si cercava gesti di spiegarmi che quella cabina non effettuava telefonate internazionali ma soltanto nazionali. Quindi questa disponibilità, la disponibilità di tempo di queste persone è una cosa che vorrei che non perdessero, come vorrei che non perdessimo noi, perché noi lo siamo, lo abbiamo avuto, e non voglio parlare al passato in questo momento così di difficoltà sociale e anche ideologica nostra che stiamo attraversando con l'Italia. Beh, sì, no, non dico. Sì, consigliere. Sì. Come, non lo so. Beh, non tutto è così, ma no, va bene. Prego, prego. No, sono curiosa. Ma perché io sono molto filo italiano e trovo che l'Italia oggi è piena di anti italiani, che non mi convincono. Non
c'è tutta sta tragedia in Italia, stia tranquillo. No, no, ma io la dico bene. No, 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 no. Allora, il tempo. Allora, abbiamo parlato del tempo. È un'altra curiosità che mi viene da soddisfare. Ecco, io sono una lettrice curiosa, così, insomma, del libro non ne parliamo, il libro è da leggere, quindi, insomma, daremo degli spunti e quindi susciteremo la curiosità in chi va a leggere, certo. Il tempo è un elemento che ricorre nel libro, comunque si percepisce. Vabbè, lo sappiamo benissimo, il tempo è prezioso. E allora mi domando, ma non è che questa tua predisposizione d'animo era determinata anche del tanto tempo che avevi a disposizione e quindi della possibilità di cogliere cose che altrimenti non avresti potuto cogliere? Cioè, è facile allontanarsi dall'Italia ed essere in uno stato di grazia che ti permette in qualche modo di cogliere tutta una serie di emozioni e di sensazioni rispetto al quotidiano, al vivere quotidiano. Un po' mi voglio riportare quello che diceva lei, non è una dimensione diversa, un popolo diverso o un posto diverso, forse è semplicemente una predisposizione d'animo quella che ci permette di cogliere certe cose. Sento. Sì, è vero che la predisposizione d'animo che si ha in un viaggio è sicuramente positiva, quindi... Beh, il tempo è importante avere del tempo per fare delle riflessioni o è semplicemente un'occasione di dare spunto a fare certe cose? Beh, no, è necessario sicuramente lo spunto importante. Come vi dicevo, io guardo fuori dal finestrino perché non tutti i luoghi sono gli stessi, ma dall'aereo che si può vedere, non si può vedere nulla. Invece la mia immaginazione spazia in tante altre cose che non sto qua a dirvi perché sennò andiamo sul metafisico. L'aereo dipende dalla porta, perché se l'aereo vola a 10.000 metri viene sul rumore, ma quando l'aereo vola a 500 metri è bellissima la geografia, l'incontro dei fiumi, le montagne, quindi l'Everest per esempio, quando anche l'aereo va a 10.000 metri d'altezza uno passa sull'Everest e lo vede. Sì, 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 sì. L'aereo comunque è anche i voli nazionali che volano più bassi, a me piace sfruttare il territorio, vedere e chiedermi tante cose. Lei diceva, ma lei magari mi avrebbe chiesto se lei ci viverebbe a Kiev, visto che ne parla così bene, così. Beh, o sbaglio, no, me l'avrebbe chiesto lei, consigliere, no. No, ma glielo ho chiesto. Beh, ci vivrei. Il mio benessere qui in Italia non lo sostituirei, perché è una cosa, il lavoro, l'impegno, Tutto quello che ho creato, che sto creando, perché sono un professionista, quindi un autonomo, amo tutte queste cose, amo perché mi fa realizzare i sogni e quindi mi dà una libertà che pochi mi darebbero. Kiev su questo dovrei vedere, ci devo pensare. Un professionista poetico. Sì, bello, no? In termini professionisti ce li immaginiamo con il modello milanese, no? Infatti il libro è una via di mezzo tra un racconto di un professionista che gira e una visione, una cosa molto molto certa nella definizione se si tratta di un... è vero o no? C'è meccanico, sì. Più volte, sì. Più volte, e sì, forse la descrizione dei paesaggi. Lo stato d'animo con cui vivi questo incontro è molto bello, si vede che era, ma anche perché era un tuo primo, secondo viaggio, il primo è stato New York. Il primo New York, beh, i viaggi ne ho fatti diversi, questi sono gli ultimi con i quali ho ambientato il libro, sono stati questi, il ritorno da New York e il viaggio a Kiev, forse una contrapposizione anche dovuta che noi abbiamo, se mi permettete, non voglio, il massimo del capitalismo e il comunismo da un'altra parte, quindi ho visto il bianco e il nero senza identificare delle realtà diverse, ecco, anche forse il contrasto è anche questo che mi ha spinto a scrivere, vedere delle realtà diverse. Ha molto del reportage il libro, nel racconto del
della storia dei rapporti commerciali, dei rapporti di lavoro e poi insieme dei rapporti personali. E da dove nasce l'esigenza poi di coinvolgere anche qualcuno che possa cogliere l'immagine diretta, e quindi parlo di Franco Rubrani? No, voglio capire se l'idea è partita da te e poi naturalmente le impressioni e comunque che cosa spinge lui a seguirti in questa avventura. Beh, il, come ogni poeta o come ogni personaggio, no? Poeta no, ogni personaggio del tempo, no. L'incontro con Franco Rubrani è un incontro importante nella vita, dove apre un mondo che è quello della fotografia, al quale io non avevo mai approcciato, mi ero relazionato così, vedendo fotografie, da principiante, non da professionista assoluto. E Franco mi ha aperto questo senso, quello dell'occhio, della vista, della fotografia, che mi ha tanto affascinato. Non divento un fotografo, è così. Non diventerò fotografo. E Franco Rubrani l'ho visto all'Azione, quindi nell'esperienza vissuta insieme a Kiev, come un fotografo professionista, e ho preso da lui cose che mai immaginavo. Come lo posso definire? Come il bravo cacciatore con la sua doppietta che si avvicina alla preda e la fulmina senza che la preda lo veda. E ho visto delle cose, Franco, questo non te l'ho mai detto, ma adesso te l'ho, questa confidenza così, associandola al cacciatore, perché così mi sei apparso. Con questa macchina fotografica hai catturato immagini davvero che io non è una bella idea. Abbiamo preferito, per quanto riguarda la mostra, del foto d'ambiente, in modo che si integrassero con la presentazione del libro. Cioè vediamo Kiev nella parte, come sfondo, come scenario. Il reportage è più ricco, naturalmente, perché comprende aspetti della vita rurale, aspetti della vita quotidiana, quindi è più complesso. Una sintesi, un'antologia, del lavoro è rappresentata dal libro che ho pubblicato con la casa editrice tedesca, che lei ha visto, credo ce l'abbia anche in casa. La città delle cupole d'oro. Credo che l'abbia in casa. Ecco, allora io dicevo, a proposito del coinvolgimento, il coinvolgimento nasce in realtà dalle prime 70 pagine del libro di David, che mi confessa questa cosa un giorno in ufficio, e nel suo ufficio, e mi dice, va alla stampante, tira fuori un pacco di carta e me le dà, dice dagli uno sguardo, poi ne parla. Comincio a leggere e rimango veramente intrigato dalla faccenda, per molti aspetti, uno dei quali me lo riservo però per ultimo, visto che siete stati così carini da non parlarne, che c'è la parte che io ho vissuto più da vicino con Davide, quella in cui credo che lui, sono le pagine che secondo me hanno più un valore universale nel libro. Cioè, ha scritto delle pagine dove tocca un tema universale, quello dell'amore. Però ne vorrei parlare dopo, non vorrei rubare troppo. L'esperienza di Kiev in sostanza è questo. Lui mi dice andiamo a Kiev, avevo dei problemi immediati, appena però mi libero, andiamo, ci mettiamo sull'aereo, arriviamo, sera, piove, abbiamo degli inconvenienti, ma finalmente andiamo a letto, il giorno dopo cominciamo. Avevo una squadretta che era stata organizzata da Olga Litvin, che è qui presente, e con questa squadretta noi facciamo in 48 ore di lavoro, lavorando 8-10 ore al giorno e sfruttando la luce quando c'era e adattandoci quando non c'era, cioè ricorrendo alle zone colorate quando il tempo era brutto, cioè ci spostavamo in relazione come le pecore e cioè andavamo a cercare i colori quando il tempo era brutto, e quando c'era la luce invece riuscivamo così a fare anche realtà meno colorite. E sì, ma c'erano delle zone, per esempio, le faccio un esempio, c'è una strada degli artisti che è tutta in salita, che va a una vecchia chiesa di Sant'Andrea, credo che sia, a Andrevishkaya, e io ho fatto lì tutti i quadri di questi artisti, perché era
era buio, era grigio, non... in quel momento ho ripreso tutti quanti i vestiti, erano coloratissimi, poi è venuto un po' di sole e siamo andati dall'altra parte. Ecco, fatto questo siamo tornati in Italia e poi dopo abbiamo, Davide ha continuato a lavorare al libro, io ho cominciato a lavorare sulle foto. Nel frattempo Olga Littrini, che se io vorrei che voi vedeste, perché vedete solo la nuca, ecco, che si sedesse qui vicino a noi, aveva iniziato a comporre al pianoforte dei quadri tratti dagli episodi salienti del libro. E questo lavoro si è concretizzato poi nel CD che accompagna il libro, ma questo poi ve ne parlerà lei direttamente perché è l'autrice. Buonasera a tutti, sono Olga Litvin, come avete sentito prima ho composto la musica più forte, è così, ecco, mi avvicino un po' di più. ho scritto la musica per il libro Amore e Amare, che è composta da 8 brani. Lo troverete in terza di copertina di libro. Ecco, adesso vi faccio vedere. Volevo concentrarmi sul libretto che troverete insieme con il disco, eccolo qui. Nella prima copertina troverete il quadro di Sergio Giardina, che qui è presente con noi oggi, dove ha dipinto il Mariinsky Park di Kiev. Per ogni brano abbiamo dedicato ogni pagina, dove ci sono delle immagini con delle foto di Franco Lobrani e breve riassunto di quello che volevo trasferire con la musica. Grazie a Dio che mi aiuti, non sono abituata a parlare nel pubblico, scusate. Volevo soffermarmi in particolar modo su due brani che si chiamano Kiev Incontro e Chissà se rincontreremo ancora. Kiev Incontro è un brano importante che rappresenta Kiev. Chi sono io potrebbe descriverlo nel meglio, visto che questa è la mia città, la mia patria. E volevo anche esprimere dei sentimenti, di emozioni, con gli occhi del giovane protagonista che per la prima volta vede questa città. E riguardo al brano Chissà se rincontreremo ancora, mi regge tu, riguardo a questo brano, tra tutti quanti i brani è più commovente e più nostalgico, e vorrei semplicemente leggervi delle parole che ha scritto David. L'emozione dell'ultima sera e la melanconia espressa dalle note che forse neanche il racconto riesce a descrivere, dando la sensazione che la musica restituisca più delle parole. Il momento della separazione tra i due è elementare, convinzione della certezza che solo il presente è l'unico e vero testimone di un distacco inevitabile e di un viaggio irripetibile. La dolcezza dell'amore svelata dalle semplici note e che in modo naturale la musica vuole trasmettere è il grande dolore silenzioso che distaccandosi esplode dentro il giovane in un proprio intimo segreto, ancora più silenzioso. Giovane era lui, eh? Fortunatamente è ancora tanto giovane. Niente, spero che la musica vi piacerà.
Vorrei in particolar modo ringraziare arrangiatore della mia musica, che è Giuseppe Morgante, che ha messo la professionalità, la sensibilità dei suoni, la sua bravura, che ha reso la mia musica ancora più profonda. E vorrei ringraziare anche la mia insegnante della musica, Tiziana Buttari, che stimandomi ha aiutato di continuare a scrivere la musica. E vorrei ringraziare anche per la grafica delle immagini Rosella Emanuel della società Mercury Design. Grazie a tutti, grazie per avermi ascoltato. E ci vuole un applauso. Saluto un lavoro diplomatico a monte, questa presenza non è stata facile. Sei stata bravissima. Complimenti. Bravissima, sei stata bravissima. Adesso andiamo al tema universale. Insomma, abbiamo cercato di girarci intorno, ma in questo momento è soltanto un'altra cosa da chiederti. E poi veramente vorrei che concludesse il consigliere. Allora, per sempre. Allora, giriamo intorno al tema dell'amore. Allora, detto prima, questo libro è in parte un reportage. Perché insomma si racconta con dovizie particolari anche i tuoi rapporti insomma di lavoro all'interno di questa città, e la sensazione che si ha è che in realtà hai avuto modo di vivere a due velocità diverse. Allora, una velocità fatta proprio di rapporti frenetici, di lavori, la volontà di concludere delle cose in brevissimo tempo, o comunque l'urgenza che la ragione prima del tuo viaggio insomma in qualche modo poi portasse a delle conclusioni che potessero in qualche modo essere vantaggiose per te. Dall'altra parte una velocità completamente diversa, quella che dicevamo prima, il tempo per tentare, per riflettere, per cogliere delle cose. È davvero possibile vivere con due velocità completamente opposte? No, la velocità è sempre la stessa, credo. Poi si cela nei diversi comportamenti. Quindi questo ragazzo che è il protagonista vive queste emozioni e se mi permettete, esplodono in alcune situazioni e in alcune vicende che sono narrate nella scrittura. In altre, dove si vede più silenzioso, secondo me è come la brace sotto il fuoco. Cioè la brace, ma viene celata da un sentimento dall'attenzione, dal voler scrutare, proprio perché Kiev era un ambiente, secondo lui, un ambiente straniero, un ambiente nel quale non si era mai confrontato, e quindi vive la vicenda e il viaggio a Kiev con grande attenzione, perplessità nelle azioni e nei rapporti con le persone, però questo non gli chiude il ragionamento, l'analisi, il ricercare sempre e ovunque la curiosità. Nei sentimenti c'è un grande abbandono che viene sempre calmierato, purtroppo. Su questo io non sono d'accordo, che ci sia abbandono. Ecco, questa no, è la parte sulla quale io volevo fare, sì, che mi è stato chiesto di farla naturalmente, una riflessione. David, dunque, visto che lui si cela continuamente sul fatto dell'autobiografico, no, facciamo finta che di autobiografico non ci sia niente. Allora lui è Eramo. I protagonisti sono David e Olga. Eramo parla dell'innamoramento di questi due personaggi. Si vedono, si incontrano, hanno interesse l'uno per l'altro, proseguono in questo interesse attraverso una serie di rocambolesche iniziative di David, e alla fine sono consapevoli che è sbocciato un sentimento. Qui comincia la terra di nessuno.
perché ciascuno dei due porta dietro come retaggio proprio culturale pregiudizi. Lui viene dalla provincia dove l'est è visto in un certo modo così folcloristico o comunque per stereotipi, senza nessuna conoscenza diretta. Gli stessi stereotipi di tipo opposto sono quelli che condizionano il pensiero di Olga, nel senso che questo viene galante, ben vestito, sorridente, il classico tipo di Italian lover, no? Per di più con qualche spocchia colonialistica, cioè lui arriva in un paese che deve trovare poca roba e quando si trova questo po' di scenario attorno, ovviamente deve cominciare a pensare. I pensieri di Davide sono talmente tumultuosi, qui ha ragione Virna quando parla di questo, sono talmente perché letterariamente è stato anche difficile alla prima lettura riuscire a capire fino in fondo quello che preoccupava David. In realtà, ripeto, in questa terra di nessuno che prelude a un futuro legame, il pensiero di un futuro legame, entrambi hanno paura di perdere la propria identità. E quindi non c'è abbandono, c'è una, come posso dire, una continua schermaglia dove ognuno gioca le carte della seduzione e della difesa personale. Contemporaneamente, questo io trovo molto affascinante, molto valido del lavoro di Davide, perché lui va a descrivere a modo suo, però toccando i punti nevralgici del tumulto che avviene nell'innamoramento e proprio le tensioni dell'offrirsi, del darsi, del perdere l'identità, come se diciamo dall'incontro preludesse a qualcosa di tragico che comporta la rinuncia alla propria identità. La stessa a modo suo, con animo russo, con animo slavo, Olga vive questo rapporto allo stesso modo. Ma chi sarà questo? Che cosa c'ha alle spalle? Che vuole? Perché ride sempre? Si pone questi problemi, ma è in sostanza una difesa, è un freno che loro pongono alla passione che li sta facendo incontrare. Quindi questo Davide è stato veramente molto efficace, il libro io poi l'ho riletto più volte perché ero complice e dicevo e trovo però che lui ha toccato un tema veramente universale, naturalmente l'ha fatto con la sua freschezza, la sua ingenuità di autore novello e quindi sì, qualche consiglio gliel'abbiamo dato, è stato sempre così umile da accettarli. Quindi io gli faccio un plauso soprattutto per questa e vorrei che anche voi lo ringraziate. Perché le presentazioni hanno un duplice scopo, di chiarire le idee e di confonderle, perché devono suscitare curiosità. Alla fine credo che tutti voi vi state domandando che cavolo è questo, non ho capito bene se è vero, se racconto una storia vera, se racconto una storia fantastica, non l'abbiamo capito neanche noi, lo fa apposta, quindi non sappiamo se Kiev è così remota oppure se Kiev è dietro l'angolo un'altra città come tutte quelle a cui siamo abituati. Insomma, abbiamo lasciato sufficiente confusione mentale della quale vi prego di essere grati a coloro che hanno parlato. Grazie per la bacchettata e adesso no, avremo il piacere di sentire invece quali sono state le sue impressioni sul libro. Beh, è un libro di non facile lettura perché ti lascia continuamente incerto se leggerlo come un romanzo o come una storia autobiografica. Questo rimane l'incertezza e questo ti lascia una certa incertezza nell'approccio al libro. E poi perché c'è il fascino, è curioso questo fatto, di una città che non è tanto lontana. Kiev non è lontana dal cuore dell'Europa e comunque Ucraina e Russia sono Europa, naturalmente, sono Europa diverse da altre facce dell'Europa, hanno forse poco a che fare con l'Europa scandinava, con l'Europa profondamente mediterranea, ma insomma
siamo tutti nello stesso luogo. Il libro ti affascina per questa incognita, per questa incertezza di come leggerlo. È divertente da leggere proprio perché è scritto molto bene, fra parentesi. Bravo. Grazie. E il prossimo? Stiamo lavorando. Stai lavorando? No, sì, a metà? Ma non si dice, sì. Ah, no, no, ma vabbè, vabbè. No, sì. No, scherzo, scherzo, non si dice. Questa curiosità non ce l'ho e non la voglio dire. È vero, quando, quando l'ambasciatore ucraino e la dottoressa Ternova, Natalia, mi chiese il perché patrocinare questo libro dall'ambasciata ucraina, gli dissi perché vorrei avvicinare l'Italia all'Ucraina, perché sembra molto lontana, è un popolo che non conosciamo, quello russo, conosciamo in parte, chi ha avuto la fortuna di viaggiare lo conosce sicuramente meglio, lei immagino più di altri, consigliere. Però è un popolo, ecco la similitudine con l'Italia di qualche anno passato, perché è un popolo di grande generosità, di grandi principi, lo vediamo adesso, non voglio entrare nel merito adesso di quello che sta succedendo o quello che è successo, però anche le manifestazioni la fanno con i fiori, con le caramelle, con la semplicità. Sì. Adesso quello che si vede di manifestazioni di protesta, il popolo arancione, non ha fatto alcun però qui in politica, quindi prendiamo. No. Il popolo arancione di 3 anni fa non ha fatto azioni di bombe carta, queste cose vediamo di grandi su. È stata una manifestazione di alto profilo sociale, quindi con ecco, i fiori regalati ai poliziotti con gli scudi, con il tentare, come stanno facendo adesso, anche se gli scontri sono un po' cambiati perché sono cambiati anche gli anni. Però leggevo proprio adesso i manifestanti che ci sono a Kiev stanno cercando di nella polizia, in quello che è l'intervento di forza, portarlo sul sociale, sul rispetto. Siamo tutti figli della stessa patria, perché ci dovete combattere? Non vogliamo manifestazioni. E questo lo può dare soltanto delle radici sociali importanti, di rispetto tra persone, tra individui. Poi non voglio parlare di governi, poi parliamo di popolo. Il mio libro si confronta con il popolo, con l'informazione per il telefono, per le cose, il popolo che si vede per strada, il popolo che si incontra, quindi non ho ricevuto, insomma, c'avevo quando andai, questa è l'esperienza vissuta, ve lo posso dire, no? L'esperienza vissuta, quando andai a Kiev, nessuno mi ha scippato, nessuno mi ha, un tentato scippo l'ho subito con un libro, però era un'altra storia, un altro, fa parte di un'altra condizione, nel centro di Kiev non succede questo. Dell'autore, no, ma è riferita a chi? Conoscere? Conoscere per non perdere oggi ciò che il passato ci ha consegnato, convinti a credere che il futuro possa superarlo. Ma è bello, è poetico. È poetico. Sì. Ma forse solo Davide lo può spiegare. No, è tutto, no, ma non è necessario spiegare tutto. Lo spiego? Sì. Beh, conoscere per non perdere oggi ciò che il passato ci ha consegnato è un po' la nostalgia di ciò che è passato e ciò che vorremmo non accada, però anche se è inevitabile per una società che sviluppa e si evolve. Però ecco, tanti principi che l'Italia sta, come l'Ucraina sta attraversando, mi piacerebbe che rimanessero, è così, un monito piccolo piacerebbe che rimanessero vivi nel popolo, una tradizione, perché magari questo mondo così frenetico che avanza travolge tutto, macina, e quindi una riflessione così, una riflessione semplice, cercando, è un monito a quello che stiamo perdendo, stiamo attenti, non perdiamo quello che il passato ci ha consegnato. Perché questa è, per
perché questo è quello che ti è dato, ti è stato dato di cogliere dalla realtà a Kiev, cioè la capacità di conservare qualcosa del passato che l'Italia in qualche modo sta perdendo? Kiev l'ho vista come una giovane ragazza aperta alla democrazia dalla perestroica, quindi dagli anni 90, e quindi vorrei dire a loro, faremo tradurre questo libro, lo presenteremo a Kiev, vorrei dire loro: attenzione, mantenete quello che è il passato, perché i tanti sacrifici passati in una dittatura, i tanti non tutto è brutto, bisogna mantenere qualcosa. Ma questo lo dico, forse lo possiamo dire a tutti i popoli, questo è, consigliere, però lo dico anche a noi. Però mi è piaciuta questa frase che mi è arrivata così di getto, e l'ho scritta, e se non l'hai capita bene non l'hai capita. Io sull'argomento tradizioni, valori, posso essere testimone, perché io naturalmente sono per definizione sono un curioso, un guardone, quindi voi vedete gli aspetti monumentali di Kiev, ma noi abbiamo dato spazio molto più rilevante al rapporto con la popolazione, con le attività quotidiane. Quindi in questo io ho potuto cogliere non solo dal punto di vista folcloristico, ma proprio dal punto di vista relazionale, quotidiano, una sorta di gentilezza, di bonomia, di disponibilità che da noi comincia a diventare merce rara, compresi gli inquilini, coinquilini, diciamo, no? Quello che testimonia Davide, che ce lo accompagnavano a e lo dedicavano del tempo a lui, l'hanno dedicato anche a noi che andavamo a intrudere. Quindi soprattutto il giorno della festa nazionale, dove mancavamo di un accredito, e noi siamo stati comunque accolti non come degli estranei, come dei paparazzi, siamo stati accolti come dei benvenuti, cioè erano felici che noi fossimo in mezzo a loro a fotografare questa bellissima manifestazione, molto retorica naturalmente, molto di regime chiaramente, però nello stesso tempo noi vedevamo i fiori, i colori, le ragazze, le divise, i partigiani, le decorazioni, gli invalidi, ed era tutto un popolo coeso attorno a un'idea, l'idea della propria libertà riconquistata, e con la partecipazione del giorno che testimoniava che i valori delle persone che giravano in carrozzella, degli invalidi, delle partigiane, e si erano trasmessi alle generazioni nuove. E questo è quello che si poteva cogliere visivamente. Evidentemente era una condizione un po' speciale e fortunata, perché era un primo incontro in qualche modo, sia per voi che per loro, perché forse ci immaginavamo diversi da loro, poi non è vero, perché questa è sempre un'Europa molto europea, molto normale, però la differenza di lingua, il distacco del non esserci stati, l'atteggiamento di curiosità con il quale ti appacci a un paese, a una città, a un mondo che è per te nuovo e che ti incuriosisce, trasmette una certa sensazione curiosa anche a chi viene osservato, che ti riguarda, che per siccome è una bella faccia, Serena, anche lei, no, certo, mi sembra che era giusto che veniste accolti con affetto e con simpatia, persone innocue, insomma, no, non eravate molto pericolose. Però è bello, questo è un po' il fascino del libro, sta proprio in questa curiosa sensazione. Oggi non serve più la stessa cosa, tornare in Ucraina. Sì. Della mostra fotografica? Sì, ma della sua 10. Però io, per esempio, nelle descrizioni, i dettagli che Davide ancora, e mi hanno facilitato molto il compito, sarebbe stato impossibile scattare 1500 fotografie in 3 giorni se io non avessi già introitato un insieme di dettagli che poi visivamente risultavano. Riscontravo che quello che aveva scritto Davide era frutto di un'osservazione attenta, scrupolosa, dettagliata, e questo ha facilitato molto il mio lavoro, perché altrimenti io non mi sarei potuto orientare in una città fosse stata completamente sconosciuta. Sarà che avevo letto tante pagine, tante volte. No, non dice che noi ti dispiace, è contento.
No, perché mi piaceva, ovviamente perché mi piaceva, mi appassionavo, però sono andato lì con un bagaglio e... spero di non aver fatto un danno grosso. Con un bagaglio di cognizioni che mi ha permesso di lavorare con molta facilità in una città che praticamente per me era assolutamente sconosciuta. Conoscevo la grande porta di Kiev dal poema sinfonico di Modesto Mussorgsky. L'unica cosa che sapevo di Kiev. Ringrazio Franco, sì, di tutto ciò che ha detto. Effettivamente Kiev non è conosciuta da tutti o da una gran parte delle persone. Il parallelismo con l'America era proprio questo: l'America comunque la conosciamo, o ci pensiamo di conoscerla, ci supponiamo di conoscerla soltanto per averla vista. Kiev bisogna effettivamente vederla e conoscerla come ho fatto io. Questo è l'avvicinamento con Kiev e il viaggio, e il libro forse mira anche a questo, anche se è un romanzo con delle descrizioni di paesaggi, però incuriosisce il leggere il libro, incuriosisce questo paese che, ripeto, voglio trasferire, che è molto simile al nostro, anche se sembra così lontano e così differente per la lingua e per la cultura. Penso che la chiacchierata sia stata abbastanza soddisfacente. Ciò che sappiamo di certo è che c'è l'auspicio, abbiamo molto confuso le idee. Così lo regolo, gli abbiamo detto niente del libro, in maniera che sono ma è importante soprattutto questo. In ogni caso c'è l'auspicio che non sia l'ultimo o comunque il primo e solo lavoro di David, che insomma arriva da un lettore più che qualificato, il timore che non sia il primo. No, perché chissà dove ambienta, io ormai lo so in pensione. Quello che lascia a chi legge è questa idea che un viaggio fisico viene accompagnato e accompagnato quasi sempre da un viaggio veramente nell'animo proprio, più che nella ricchezza che può dare la conoscenza di un'altra persona. Viaggiare ed essere curiosi nei confronti della realtà è un po' conoscere meglio se stessi. Io ringrazio David di averci regalato questo reportage geografico, di sentimenti, fotografico, che ci dà la possibilità veramente di guardare la realtà con altri occhi e soprattutto di essere fiduciosi, perché poi ciò che io personalmente ho colto è questo. Come dicevo all'inizio, la realtà ti abbraccia se la sai cogliere, cioè guardare e vedere non sono la stessa cosa. Davide è molto bravo a farci capire questo concetto. Lui è un entusiasta per natura, io lo conosco personalmente ormai da tantissimi anni, è una persona per certi versi visionaria, riesce a coinvolgere tutti nelle cose che fa e quindi ecco, a volte ad avere timore di ciò che fa, perché insomma, quando ti coinvolge bisogna averne anche timore, insomma. Però ti dà la possibilità di vivere veramente intensamente alcune emozioni e alcune esperienze. Ci ha regalato questa bellissima esperienza personale, lo diciamo spacciatamente, grazie a Olga che ha saputo tradurre veramente queste emozioni in musica. E sono d'accordo con Davide, ci sono dei passaggi nella musica di Olga che rendono molto meglio l'idea che non una pagina scritta e letta. Quindi grazie per essere intervenuti, mi auguro che abbiamo in qualche modo suscitato la vostra curiosità. Vi lasciamo alle bellissime immagini di Franco Bugran e mi diceva Olga che c'è la possibilità anche di ascoltare qualcosa di musicale, forse. E di riattivare la proiezione, però bisognerebbe spegnere un pochino le luci perché è molto disturbata. Sì. Thank you.
di Olga Libbi, il montaggio di Franco, il caro amico Franco Corvetti, che ci ha fatto il montaggio. Sì, questa è la canzone, è il brano, no, è l'ultimo brano dell'album, chissà se ci incontreremo ancora, che chiude il disco, il lavoro importante di Olga Libbi, e ci fa immaginare proprio questo distacco delle due persone, dei due ragazzi, e chissà se ci incontreremo ancora. Molto bello, complimenti. Grazie. Chissà se ci incontreremo ancora, conoscendo tanti, io direi sicuramente sì. È stato bello incontrarci. Grazie. Andava con la figlia, ah, ecco la figlia.